Procedo con la prima domanda che arriva da Marco Ghiotti, che chiede: perché CL ha il sostanziale monopolio della sanità privata lombarda? Perché? Guardi, l'assessore alla sanità Bresciani, medico personale di Bossi, ha rappresentato qualche tempo fa, un po' di anni fa, in un'intervista, il seguente pensiero. È giusto che i direttori generali, sottinteso degli ospedali, siano nominati tenendo conto del responso delle urne. Cioè, il pensiero secondo il quale il merito di un direttore generale vale meno rispetto alla sua appartenenza politica. È sulla base di questo principio che è stato reso espresso come se fosse giusto, come se fosse normale, che la sanità è stata spartita in tantissime delle sue cariche di assoluto rilievo a soggetti conformi al pensiero del Presidente della Regione Lombardia. Quindi la Chiarissimo. risposta in sintesi è perché il merito vale meno dell'appartenenza politica secondo chi ci ha preceduto in Regione Lombardia. Gentile Abrosoli, data la sua indipendenza politica e voglia di cambiamento rispetto ai cattivi esempi del passato, potrebbe coinvolgere sin da ora una quota di persone fuori da qualsiasi appartenenza o gruppo che dir si voglia, avvalendosi quindi anche di collaboratori o futuri consiglieri non presenti in alcuna lista? Guardi, premesso che la lista civica che fa riferimento alla mia candidatura è composta esclusivamente da persone che non abbiano avuto incarichi di rappresentanza politica sotto l'egida di un partito, premesso questo piccolo dettaglio, che penso non debba essere inteso come una ostilità verso chi ha già svolto attività politica, ma come una volontà di differenziazione, tutte le persone che mi stanno aiutando a scrivere il programma della lista e che compongono dei tavoli assolutamente articolati e autorevoli, sono persone estranee al mondo dei partiti. Ma di più, noi abbiamo lanciato proprio sul web una piattaforma di partecipazione programmatica alla quale si sono iscritte in 9-10 giorni più di 500 persone. 473 di queste hanno partecipato alla discussione sui programmi. E 113 progetti programmatici sono stati avviati. Questo per dire che noi stiamo già realizzando esattamente il pensiero che giustamente il suo ascoltatore ha domandato. Stiamo esattamente applicando quella teoria, stiamo anzi applicando quella condotta, ma questo non va in alternativa ai partiti, perché i partiti sono previsti dalla nostra Costituzione, la quale li individua come presupposti della nostra democrazia. Si tratta di collaborare esclusivamente con quei partiti che hanno volontà di rinnovamento, che hanno dimostrato volontà di rinnovamento, e non è un caso, anche da questo punto di vista, che io mi ritrovi a proporre la mia candidatura nell'ambito dello schieramento del centro-sinistra, che così, solo per parlare degli ultimi mesi, ha realizzato le primarie per il candidato presidente del Consiglio, ha realizzato le primarie in Lombardia per il candidato presidente del Consiglio regionale, ha realizzato le primarie parlamentarie per superare il deficit di una legge non a caso definita Porcellum, che fa calare dall'alto, teoricamente dall'alto, i candidati e non sceglierli dalla popolazione. E invece il centro-sinistra ha voluto invertire la rotta. Per quanto riguarda Liquid Feedback e appunto l'iniziativa di partecipazione programmatica che ha citato poco fa, la mia domanda è: come ha intenzione poi di mettere in pratica quello che i cittadini effettivamente poi verranno a richiedere e che molto probabilmente pretenderanno venga fatto? Certamente, questo, quando si chiede la partecipazione bisogna essere pronti a rispondere. Il processo di liquid feedback è un processo non facilissimo, richiede una partecipazione attenta, assidua, un impegno. Quello che stiamo ripetendo a tutti è una cosa ben diversa dal mi piace o non mi piace di Facebook. Ciò non toglie che in alcune circostanze possa rappresentare delle proposte la cui sostenibilità economico-finanziaria non è realizzabile. Proposte perfette, bellissime, che rischiano di rimanere però dei sogni. Allora noi stiamo traducendo
attraverso i tavoli ai quali ho fatto riferimento prima, fatti dai massimi esperti delle diverse materie, stiamo traducendo quelle proposte in ciò che è sostenibile dal punto di vista economico, verrebbe dire anche dal punto di vista ambientale, ma non è il caso di dirlo perché tutte le proposte che hanno a che fare con ambiente e infrastrutture sono già di per sé perfettamente compatibili dal punto di vista ambientale, perché sono formulate da persone che hanno la nostra stessa sensibilità verso quelle tematiche. Qualcuno non molto tempo fa disse che i giovani italiani sono troppo schizzinosi e non scegliere il proprio primo impiego. Lei è d'accordo e come ha intenzione di migliorare questa situazione? Guardi, partiamo dalla seconda parte e poi un giudizio sulla prima. Noi dobbiamo creare sviluppo. Dobbiamo creare uno sviluppo che sia in grado di rispondere alla domanda di lavoro che produciamo ogni anno, che non è un prodotto astratto, è la vita delle persone, è quanto di più importante ci sia, è la possibilità di creare famiglie, è la possibilità di non diventare un paese, tra virgolette, di anziani e basta, è la possibilità di evolversi, di crescere da tutti i punti di vista. Allora lo sviluppo in questi tempi di crisi è assolutamente difficile da creare, perché sappiamo che le risorse sono poche. E quello che noi abbiamo capito e proponiamo è di indirizzare le poche risorse e di raccoglierne di ulteriore per indirizzare anche queste esclusivamente verso quei settori che sono capaci di creare una sorta di volano in termini di posti di lavoro duraturi. La nostra storia economica ha privilegiato, giustamente è stato bellissimo per tanti decenni, settori che oggi non hanno più ragione di esistere. Perché tantissime grandi industrie italiane non producono più, non solo in regione Lombardia, ma neanche in Italia. In Italia hanno una parte dei prototipi, hanno la parte della progettazione, e questa parte si rivolge a una tipologia di lavoratori completamente diversa rispetto a quella che oggi il mercato offre. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna capire quali sono invece quei settori, e sono tendenzialmente quelli ad alta specializzazione, quelli delle nuove tecnologie, quelli delle infrastrutture moderne come banda larga e quant'altro, quelli della creatività, del design, dove siamo molto forti, e tantissimi altri, anche nell'ambito della piccola impresa manufatturiera. Bisogna indirizzare esclusivamente verso queste realtà le poche risorse disponibili. Faccio un esempio banale. Noi abbiamo un secchio, e questo secchio lo riempiamo d'acqua per andare a bagnare i vasi dove si riesce a far crescere qualcosa. Ma se continuiamo a usare un secchio bucato, avremo risorse che vanno a perdersi in settori che non servono. Prima parte della sua domanda. Il problema non è essere schizzinosi o non essere schizzinosi. Il problema è che c'è stato nel nostro paese, sia per quello che riguarda l'istruzione tout court, sia per quello che riguarda invece la formazione professionale, che è un ambiente enorme di interesse e di aspettative da parte di migliaia di lavoratori lombardi, abbiamo uno scollamento tra il mondo della formazione e dell'istruzione e dall'altro, il mondo dell'impresa. Questo scollamento fa sì che tantissimi cittadini lombardi si siano impegnati, abbiano studiato tantissimo, abbiano dato il meglio di sé, abbiano fatto i corsi all'estero, abbiano imparato le lingue straniere per venire in Italia a lavorare, e in Italia non ci sia niente di coerente con le aspettative che gli abbiamo lasciato coltivare, anzi che gli abbiamo fatto coltivare per anni. Cioè abbiamo detto a tantissimo: tu, se vuoi avere delle prospettive per il futuro, devi fare bene questo, questo, questo e quest'altro. L'hanno fatto e oggi si trovano a non avere niente di coerente con la loro formazione. Questo è il problema. Non si tratta di dire schizzinosi o non schizzinosi, si tratta di rendersi conto che abbiamo operato senza fare i conti con la realtà del mercato. Ora possiamo correggere, dobbiamo correggere, però lo dobbiamo fare bene e facendo attenzione alle risorse. Guardi, in regione Lombardia sono stati spesi enormi quantitativi di denaro per riportare verso il mondo del lavoro 20.000 lavoratori che avevano appunto perso il proprio impiego. Sono stati dedicate a loro risorse per fare in modo che questi 20.000 lavoratori potessero trovare, attraverso la formazione, un nuovo lavoro adeguato alle loro aspettative e alle loro speranze. 600 di questi l'hanno trovato. Questo che cosa ci dice?
che quella formazione sui 20.000 è stata fatta male, è stata fatta ancora pensando più a chi faceva la formazione, cioè a chi la impartiva, che a chi vi partecipava per trovare un lavoro. E la ragione è esattamente quella sulla base della quale abbiamo aperto questa intervista. Anche in quel caso il ragionamento non è stato di selezionare i soggetti che facevano formazione sulla base delle loro capacità, ma che facevano inteso che impartivano la formazione, ma semplicemente della loro sintonia con il risultato delle urne. Quale sarà, diciamo, la sua posizione per quanto riguarda gli immigrati stranieri comunitari ed extracomunitari? Guardi, l'economia della regione Lombardia non starebbe in piedi, anche se fragilmente in piedi sta, se non fosse grazie al contributo di decine di migliaia di lavoratori immigrati. Pensare di fare delle politiche che non tengano conto del fatto che l'immigrazione sia una risorsa necessaria per la nostra economia è semplicemente un gesto ipocrita. Ipocrita perché tutti sappiamo che è necessario quel genere di contributo e ben venga, ma per ragioni propagandistiche alcuni hanno bisogno di dire che chi è diverso da noi vale meno di noi. Ecco, questa differenza non appartiene al nostro modo di intendere. Torniamo un attimo sulla sanità, visto che se ne è parlato anche prima e c'è una sezione molto ampia dedicata nel suo programma proprio a questo tema. Quello che è accaduto in Lombardia gli scorsi mesi è stato, diciamo, e mi riferisco allo scandalo intorno al San Raffaele, è stato veramente una sorpresa per molti. Quindi la domanda è, pensa che questo genere di situazione verrà, insomma, si verrà a riproporre e quali sono le soluzioni per evitare che avvenga di nuovo in futuro? Guardi, faccio una premessa. A me piace parlare più che di sanità, di salute, che è il farsi carico della condizione di benessere di una persona e che quindi vede nella dimensione ospedaliera solamente una parte, direi quella estrema, l'estrema ratio di una presa in carico della persona, cioè la differenza tra persona e paziente. Questo significa non togliere attenzione al mondo ospedaliero, ma renderci conto che abbiamo la possibilità, e in altri paesi del mondo accade, di realizzare delle attività di prevenzione diffuse, poste in essere attraverso la condivisione di comportamenti salubri, che renda inferiore la spesa sanitaria. Ciò posto, la sua domanda era su scandali, tra virgolette, come quello del San Raffaele. Il San Raffaele è una realtà, è stata da certi punti di vista e da altri, una realtà che c'era invidiata in tutta Europa. La qualità della ricerca realizzata all'ospedale San Raffaele era quella col maggiore impact factor, che è l'indice di valutazione della ricerca scientifica, di tutta Italia. Avevano avuto la capacità a San Raffaele di attirare le migliori intelligenze internazionali negli ambiti medici. C'erano persone che venivano a farsi operare dalla Francia, dall'Inghilterra, dal Canada al San Raffaele di Milano in alcune specifiche specialità. Di più, è legato a un'università che è stata la prima università di medicina in Italia a realizzare dei corsi esclusivamente in lingua inglese. Noi sappiamo che tutta la produzione scientifica in ambito medico è in lingua straniera e sappiamo che in quell'ambito ci sono delle interrelazioni tra la realtà italiana e la realtà straniera importantissime. Le faccio un esempio banale. I migliori studi che ci sono al mondo sulle patologie del fegato sono di provenienza giapponese. Noi oggi, se dobbiamo capire qual è la cura migliore per chi ha determinate patologie tumorali al fegato, dobbiamo guardare ai dati giapponesi. Capiamo quindi quanto studiare semplicemente in italiano sia di per sé un limite e il fatto che in tutto il mondo tutta la ricerca scientifica, inclusa quella cinese, che è importantissima per la dimensione che riesce ad analizzare, sia in lingua inglese, ci rappresenta come sia stata una visione giusta,
quella dell'Università Vita e Salute di realizzare quel genere di novità, ma la sostenibilità economica di tutto ciò si è dimostrata impossibile. Poi c'è stata pure un'altra parte, che stando alle risultanze dell'indagine, in troppi ne hanno approfittato nell'illegalità. Ma guardando i conti del crollo di quell'ospedale ci si rende conto che il primo vizio è che ha speso più di quello che poteva permettersi, ma lo ha fatto in principalità per produrre risultato scientifico, per assistere i pazienti. Questo che cosa ci dice? Che Regione Lombardia non può però scaricare sulla collettività, cioè in linea diretta sui creditori rimasti insoluti di quell'ospedale, il rischio di un costo non sostenibile, di un costo sanitario non sostenibile. E da questo punto di vista, quello che una regione può fare e deve fare è controllare che i soggetti accreditati, quindi il rapporto che c'era tra Regione Lombardia e l'ospedale San Raffaele, siano soggetti che abbiano fondi economici adeguati a quelle che sono le realtà che vogliono sviluppare. Una parte di quei fondi deriva dalle remunerazioni che la regione paga in relazione alle cure prestate ai cittadini, un'altra parte no. La regione non può limitarsi a guardare solo quello che conferisce. Un'altra domanda che ci tenevo a fare riguarda la mobilità. Lei ha accennato nel suo programma che ultimamente ha sperimentato in prima persona, diciamo, quello che è il servizio di trasporti lombardo, specialmente quello su rotaia. Le faccio l'esempio di ciò che è accaduto soltanto lo scorso mese con Trenord e il disservizio che si è venuto a creare. Come pensa che sia possibile per la regione contribuire a migliorare il servizio, ampliarlo ed evitare che ci siano questo genere di servizi che poi in realtà non causano altro che perdita sia di tempo che di denaro? 900.000 cittadini lombardi ogni giorno vivono la realtà del pendolarismo. I ritardi che riguardano i treni che loro prendono, con una media di 4 al mese, incidono sulla qualità della loro vita, incidono anche sulle loro finanze, perché sono ore di lavoro perse, incidono sulla loro possibilità di fare affidamento su un rapporto tra la famiglia e il lavoro, un rapporto di compatibilità. Pensiamo ai genitori che solo grazie al pendolarismo possono permettersi di lavorare lasciando i propri figli piccoli in un asilo nido e non possono più farlo nel momento in cui il treno arriva in ritardo e non hanno la possibilità di andare a portare il loro figlio o di arrivare in tempo per recuperarlo. È dovere di chi amministra una regione fare in modo, e ci stiamo riferendo in questo momento al trasporto persone, ma un discorso molto simile è da realizzarsi in relazione al trasporto merci. Dicevo, è dovere di una regione dedicare quante più energie possibili alla attenzione verso chi ha bisogno di spostarsi quotidianamente. L'indice di accessibilità di Regione Lombardia è inferiore a quello della Val d'Aosta, è inferiore a quello della Liguria, il che vuol dire che noi ci mettiamo più tempo a muoverci. Non sarà continuando a costruire strade e a costruire ragioni di traffico che guadagneremo del tempo. Sarà invece costruendo dei mezzi alternativi che non siano condizionati in termini eccessivi dal quantitativo di persone che optano per quel mezzo. Sarà creando minori necessità di spostamento che riusciremo a risolvere problemi. Ultima domanda che ci tengo a fare riguarda un altro aspetto che ultimamente, specialmente negli ultimi anni, si è venuto a delineare con forza in Lombardia, cioè quello dell'ingerenza mafiosa in vari settori dell'amministrazione pubblica ma anche dell'impresa privata. Come pensa che po si possa combattere una presenza tanto capillare e tanto pericolosa, poi tra l'altro, in una regione come la regione Lombardia? Penso che sia una delle insidie più grandi che oggi la nostra regione si trova ad affrontare, anche perché si trova ad affrontarlo con un ritardo enorme dato dalla miopia con la quale fino ad oggi le istituzioni regionali hanno affrontato il tema. Una miopia che è talmente evidente da trovarsi addirittura ad avere oggi nel senso appena decaduto, un assessore
che aveva comprato i voti per essere eletto dalla malavita e che era in debito nei confronti della criminalità organizzata. Ora, questo ci dice che c'è una cultura da sviluppare. È una cultura che riguarda tutta la classe dirigente, non solo quella politica. Lei giustamente ha osservato che anche il mondo dell'impresa è esposto a questo genere di insidie, e tanto più è esposto a questo genere di insidie adesso in cui c'è una crisi del credito e la liquidità proviene esattamente da quel mondo. Un mondo che ha una disponibilità economica enorme, che chiede semplicemente di essere confusa con quella del mercato legale, inquinando il mercato legale e impedendo, come sempre ha fatto la criminalità organizzata, lo sviluppo del territorio. Lei mi chiedeva come, il come vuol dire attenzione, il come vuol dire sensibilità, il come vuol dire creare un sistema di regole e di controlli. Guardate, in Sicilia, alcuni anni fa, una ventina d'anni fa, si pensava che il fenomeno della criminalità organizzata non potesse essere sconfitto. Lì a un certo punto tutti, e la situazione era ben più pervasiva di quello che è in Lombardia adesso, dove pure è gravissima. Allora tutti si sono impegnati. Si sono impegnati gli studenti che hanno iniziato a manifestare in tutti i contesti possibili la volontà di una cultura alternativa rispetto a quella mafiosa. Si sono impegnati i commercianti che hanno creato l'associazione Addio Pizzo, che è stato un successo enorme e chiunque oggi atterri all'aeroporto Falcone Borsellino se ne accorge. Si sono impegnati gli imprenditori che hanno creato un codice etico e comportamentale che ha ribaltato completamente la prospettiva. Loro che si erano sempre considerati, nella migliore delle ipotesi, vittime incolpevoli del pizzo e quant'altro, sono arrivati a codificare comportamenti secondo i quali chi accetta di pagare il pizzo non è degno di stare all'interno dell'associazione di categoria. E così tutti gli altri. Guardi, io sono stato 2 anni fa a Palermo alla presentazione di un'associazione che si chiama Professionisti Liberi. Oltre 1.000 professionisti della provincia di Palermo si sono impegnati a rispettare 10 regole, fra le quali quella di non accettare di assistere persone che fossero portatrici di capitali mafiosi o che appartenessero alla realtà mafiosa. Ora, lei pensi che cosa vuol dire per un ingegnere che ha studiato tutta la vita, riprendiamo il problema del mondo del lavoro, che ha studiato tutta la vita per imparare a costruire, a progettare e a costruire capannoni industriali? Che cosa vuol dire per lui rinunciare in un momento in cui c'è pochissimo lavoro a quello che in quel momento con alta probabilità è il cliente migliore che potrebbe desiderare di avere? Beh, 1.000 professionisti si sono impegnati, medici, avvocati, notai, commercialisti, geologi, una moltitudine di cittadini che, d'accordo con le istituzioni, e lì le istituzioni regionali sono state un po' ballerine, comunque d'accordo con tutte le altre istituzioni, in modo particolare con quelle alle quali è deputato il controllo e la repressione del fenomeno criminale, hanno detto noi non vogliamo essere complici. Ecco, oggi noi in Regione Lombardia abbiamo bisogno anche di questo e per questo abbiamo bisogno di una regione che non abbia comportamenti equivoci, che stimoli anzi condotte di questo genere e che voglia affidarsi per contrastare quel fenomeno ai migliori esperti che il nostro paese intero offre nel contrasto alla criminalità organizzata. Perfetto. Grazie. Avvocato Ambrosoli, io la ringrazio veramente moltissimo per il suo tempo e per la disponibilità. Grazie molte a lei e ai suoi lettori.